leader della Lega è stato protagonista di un'intervista al Corriere della Sera, dove ha sottolineato di essere pronto ad accogliere il popolo dei grillini traditi, ricordando che Grillo e Di Maio sono alla disperazione. Matteo Salvini è stato protagonista di un'intervista al Corriere della Sera, dove ha posto l'accento sull'attuale momento politico attraversato dal Movimento 5 Stelle che si presenta piuttosto delicato. Il leader della Lega si è detto pronto ad accogliere coloro che hanno deciso di lasciare il M5S in quanto hanno visto dei cambiamenti inaspettati. Queste sono le dichiarazioni dell'ex ministro dell'Interno che si è espresso al riguardo, pronto ad accogliere il popolo dei grillini traditi. Salvini ha continuato dicendo quanto sia evidente la difficoltà di Luigi Di Maio a essere leader dell'M5S, al punto che c'è stato l'intervento di Beppe Grillo. Queste sono le parole del leader della Lega che ha affermato: Di Maio e Grillo sono alla disperazione. Le parole del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'attuale momento politico dell'M5S. Al momento Matteo Salvini pone l'attenzione intorno a un impegno elettorale fondamentale che può dare altre risposte importanti, dopo la vittoria ottenuta dalla Lega in Umbria. Si tratta delle elezioni regionali che ci saranno in Emilia-Romagna, dove si andrà a votare nel mese di gennaio. Inoltre l'ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha sottolineato che è stata determinante nella crisi del Movimento 5 Stelle l'alleanza con il Partito Democratico. Salvini ha affermato: è l'ultimo tradimento, quello fatale del popolo grillino, quello stesso popolo che voleva il cambiamento ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti? Matteo Salvini non ha usato mezzi termini e ha sottolineato che, a suo parere, il Movimento 5 Stelle sembra essere vicino all'estinzione, allo stesso tempo dice di poter accogliere i pentastellati delusi. Il leghista ha chiarito dicendo: le nostre porte sono aperte, ma ne parlerò solo a cose fatte. L'ex ministro ha ribadito che bisogna pensare a non deludere gli emiliano-romagnoli che dovranno sentirsi liberi.